Ciao a tutti e benvenuti in un mio nuovo video. In questo video voglio parlarvi delle letture che ho fatto nel mese di maggio. Questo mese devo dire che è stato produttivo perché ho letto 11 libri e devo dire, tra l'altro, dei buoni libri. Come sempre, prima di iniziare, vi ricordo che giù nell'info box troverete link di tutti i libri citati in questo video. Sono link affiliati ad Amazon. Questo vuol dire che in caso di un vostro acquisto tramite questi link, voi non avrete nessun sovrapprezzo, mentre io riceverò una piccolissima percentuale che mi aiuterà a sostenere il canale. Vi ricordo inoltre, se vi va, di iscrivervi, e commentare, lasciare un like per supportarmi. Allora, parto con il primo libro che in realtà è stato l'ultimo che ho letto, che è Una canaglia di Margaret Renata Pampuri. Questo è un thriller ed è il primo di una serie. È un thriller che a me è piaciuto moltissimo. Siamo in una cittadina dell'Oregon dove avvengono una serie di omicidi e le vittime vengono trovate con un proverbio inciso sulla pelle. In tutto questo, una donna, una giovane donna che abita in questo paese, viene contattata dall'assassino che inizia con lei un gioco e lei dovrà capire chi è questo assassino, che cosa vuole da lei, perché lei in qualche modo sembra essere un po' una chiave di svolta per questi omicidi, sembra poter fermare questa serie di omicidi. È un libro che ha una scrittura molto semplice, molto concisa, veloce e chiara, va subito al dunque, l'autrice non si ferma in descrizioni che, per quanto mi riguarda, per questo genere di libro sarebbero veramente inutili e renderebbero il libro tedioso. Invece così è molto più dinamico e molto più veloce. I personaggi mi sono piaciuti tutti perché sono ben caratterizzati e sono dei personaggi affascinanti. Ci si chiede spesso chi è questo assassino, questo serial killer, e si iniziano a fare delle teorie. Allora, io devo dire che più o meno mi ero avvicinata abbastanza alla soluzione del caso, però questo non ha in alcun modo influenzato negativamente la lettura, perché è stata una lettura molto piacevole, molto veloce. Le ultime, no, l'ult dalla metà del libro in poi l'ho veramente divorato perché mi stava prendendo molto. È un libro che trasmette molta ansia, suspense. Non vedi l'ora di continuare a leggere, vedere che cosa succede. Quindi è un libro che trasmette parecchia ansia. L'unica cosa, non credo che sia un libro adatto a chiunque perché abbiamo delle tematiche molto forti, abbiamo delle violenze, abbiamo appunto degli omicidi brutali. E quindi magari alle persone più sensibili potrebbe non essere proprio adatto. Se però non siete deboli di cuore, ve lo consiglio assolutamente perché è un libro che intrattiene molto bene. È un libro carino che non annoia e che quindi vi consiglio in questo mese. Leggerò anche il secondo e il terzo libro per ora, però il primo mi è piaciuto moltissimo. Altro libro che ho letto, in realtà è stata una rilettura, è Isens, Il regno del ghiaccio di Giada Padovani. Questo era un libro che avevo già letto in passato, ma che è stato ripubblicato con una nuova veste, che devo dire è magnifica. La copertina è stupenda e anche gli interni sono molto molto ben curati, quindi è stato fatto veramente un ottimo lavoro. Per quanto riguarda la trama, tanto ve ne avevo già parlato, la trama è la stessa, comunque trovate il link del libro qua giù nell'info box per andarlo a spulciare. Devo dire che questa nuova edizione è assolutamente migliore della prima, mi è piaciuta tantissimo. La scrittura rimane semplice e scorrevole e riesce a trasportare con facilità all'interno i lettori all'interno della storia. I personaggi sono tanti, però sono ben caratterizzati. La cosa che mi piace è che l'autrice poggia l'attenzione sulla parte introspettiva dei personaggi, quindi li conosciamo molto bene e soprattutto nella parte più interiore e intima, e questo è un punto secondo me a favore del libro. Abbiamo durante appunto questo primo volume una crescita della protagonista, che è un personaggio, per quanto mi riguarda, molto complesso, un personaggio che si scopre pian piano leggendo appunto il libro e arrivando a ogni nodo piano piano con la lettura. Il mondo che ha creato l'autrice, il sistema magico, sono veramente molto curati, ben dettagliati, descrizioni ma noiose.
si vede veramente che c'è stato dietro un grosso lavoro da parte sua. E devo dire che anche se è stata una rilettura, non mi sono assolutamente annoiata, anzi sono rimasta stupita perché non credevo che il libro mi prendesse di nuovo così, quasi come se fosse la prima volta, quindi assolutamente un libro consigliato. Altro libro che ho letto e che mi è piaciuto molto è Due cuori in tribunale di Sabrina Pennacchio. Qua abbiamo due persone che si incontrano dopo tanto tempo. Lei è una giornalista di successo, considerata un po' la Lois Lane del mondo reale, e lui invece è un avvocato che fa parte degli studi legali più famosi di New York. Atena porta con sé il rimorso di uno sbaglio che ha fatto e che ha portato alla morte una persona che amava. E questo, appunto, questo rimorso la perseguita da anni. Mentre Joshua è un uomo che ha chiuso il suo cuore dopo, appunto, aver avuto una delusione del passato. E la protagonista, appunto, di questa delusione è proprio la nostra giornalista. Questi due, appunto, si rincontrano dopo anni e questo incontro non sarà assolutamente un incontro rosa e fiori, visto che sono, diciamo, dei rivali in campo lavorativo, che lei, appunto, rischia la vita più di aiutare chi ne ha più bisogno, mentre lui se ne infischia altamente. Allora, devo dire che Sabrina Pennacchio è un'attrice che a me piace molto, ve ne ho parlato spesso in questo canale. Io ho letto tutti i libri che ha pubblicato e sono praticamente tutti dei fantasy con vari sottogeneri del fantasy. Questo invece è un romance, quindi è stata, diciamo, la prima prova dell'autrice in questo genere e devo dire che mi è piaciuta anche in veste di scrittrice romance. Come sempre, ha una scrittura, Sabrina, che non annoia mai, che invoglia a leggere, che incuriosisce il lettore e questo è, secondo me, un punto a favore di Sabrina, perché qualsiasi libro scegliete di lei potete andare sul sicuro che perlomeno per la scrittura siamo a posto. Inoltre, i suoi libri sono sempre molto curati, sia per quanto riguarda l'editing, ma anche in questo caso per quanto riguarda gli interni, che sono degli interni veramente molto belli perché abbiamo, oltre che a delle illustrazioni, abbiamo anche degli articoli di giornale, quindi rendono un po' la lettura più dinamica, più interessante. È appunto un romance molto scorrevole che ha all'interno un po' di crime, suspense e anche un pizzico di tematiche LGBT. I personaggi sono sfaccettatissimi, la mia preferita è la nonna di Atena perché è una donna che veramente mi ha fatto morire dalle risate, è risoluta, è simpatica, è una donna in gamba e anche se è un personaggio secondario mi è piaciuto molto, come mi è piaciuta molto anche l'amica di Atena. È appunto la sua migliore amica, l'aiuta in tutto e gli fa anche da spalla. È la storia che c'è tra due personaggi, tra due protagonisti, è una storia graduale, è una storia realistica, ben scritta e abbiamo due personalità molto forti che devono appunto poi iniziare a convivere tra di loro e mi è piaciuto molto questo sviluppo di questa relazione. Come ho già detto, anche questo libro, per quanto mi riguarda, è promosso. Se siete più amanti del romance rispetto che ai fantasy, sicuramente questo è uno di quei libri che vi consiglio. Altro libro che ho letto è Il sussurro dell'acqua, edito Blueberry Fantasy Edizioni. Questo qua è un libricino, come si può vedere, piccolissimo, che ha tipo 100 pagine e inoltre non sono pagine fitte, come si può vedere abbiamo un font grande e i capitoli sono piccolissimi. Di che cosa parla Il sussurro dell'acqua? La nostra protagonista, dopo l'ennesimo litigio con la zia, prepara lo zaino e decide di trascorrere alcuni giorni nella baita dei suoi genitori che sono morti anni prima. Luna si rifugia in questa baita ogni volta che ne sente il bisogno, è il suo luogo sicuro. Conosce il sentiero a memoria, però un giorno trova un anfratto che non aveva mai notato. All'interno una lanterna e una scala che scende giù. Lei prende, diciamo, questa strada e si ritrova in un mondo fiabesco. È un libro che si legge, come vi ho detto, velocemente.
velocissimamente e per quanto sia corto, l'ho trovato un libro delicato, molto dolce. Riesce a intrattenere bene, è un libro piacevole. Vi dico, secondo me non è un tipo di scrittura che potrebbe piacere a chiunque, perché sembra quasi in alcuni punti di leggere una poesia, anche se è scritta in prosa, non è in versi, però è una scrittura molto poetica, che magari, ecco, mi rendo conto essere particolare, quindi potrebbe non piacere a tutti. A me non è dispiaciuta, mi è piaciuto sia il tipo di scrittura sia anche la storia, anche se appunto è molto breve. È un racconto che è pieno di emozioni, sentimenti, sensazioni, gioca molto su questo lato più che sulla trama in sé. Secondo me il punto forte è appunto, sono appunto le sensazioni e le emozioni che trasmette questo libro. La scrittura scorrevole, capitoli brevissimi, inoltre appunto è un libro cortissimo, quindi ve lo leggete in un'ora, e se avete poco tempo, questo secondo me è perfetto. Inoltre, abbiamo un intreccio tra Luna e il commissario presente in questa storia che avvierà le ricerche per cercare Luna. Secondo me è un intreccio fatto molto bene, è un intreccio che incuriosisce e cattura ancora di più l'attenzione del lettore. È ben costruito ed è un intreccio, secondo me, coinvolgente. Consiglio questa lettura a chi cerca un'immersione in un mondo magico e per chi ha anche poco tempo, veramente un romanzo molto dolce. Altro libro letto nel mese di maggio è il secondo e ultimo volume della trilogia Titanomachia di Samuel Beconcini, che è L'alba degli dèi. Il primo volume mi era piaciuto molto, devo essere sincera, il secondo volume mi è piaciuto ancora di più. Ho letto questo libro che sono comunque circa 200 pagine, quindi è un librino corto, però l'ho letto in un pomeriggio perché non riuscivo a staccarmi dalle pagine e dalla storia. È un libro che veramente mi ha catturata. Samuel è riuscito a rendere la storia avvincente e coinvolgente anche per chi magari come me conosce già i miti greci, quindi è riuscito a creare un libro assolutamente interessante e non banale o noioso. Si riesce molto a empatizzare con i personaggi, sono dei personaggi molto uniti tra loro, c'è questo senso di famiglia molto forte che ho apprezzato molto e che secondo me è uno dei punti forti di questo libro. Riescono appunto a dare tutto loro stesso per aiutare gli altri, si sacrificano anche per aiutare gli altri membri della famiglia. Famiglia in senso allargata, perché abbiamo poi non solo dei fratelli ma anche dei cugini, quindi insomma è una famiglia un po' allargata. Abbiamo dei nuovi personaggi e il mio personaggio preferito di questo secondo volume è Circe, perché qua troviamo una Circe bambina che è fortissima, mi ha fatto morire dalle risate, è veramente un personaggio forte. In questo secondo libro, come nel primo, l'autore dà il giusto spazio alle donne che finalmente hanno un ruolo importante, direi anche fondamentale per la storia, un ruolo definito, sono anche loro delle protagoniste, non sono dei personaggi secondari lasciati in disparte come poi succede nella mitologia greca. Le donne sono un po' Le donne subiscono e stanno in disparte a piangere per il dio, l'uomo di turno, mentre qua le donne hanno un ruolo forte e questo è quello che mi è piaciuto di più. Inoltre, qualsiasi personaggio in questo libro ha un ruolo in generale, non ci sono personaggi buttati lì a caso, ma sono ben inseriti nella storia. Inoltre, altra cosa che ho apprezzato molto è il carattere degli dèi, che sono dei caratteri molto diversi da quello che noi ci aspettiamo e secondo me è stata una giusta scelta. L'autore ha deciso di fare questa scelta perché si è immaginato dei dei giovani e che quindi avessero si è immaginato degli dei con altri caratteri. Il carattere, quello che conosciamo noi, lo avranno poi nel corso degli anni, facendo delle esperienze, avendo vissuto delle cose, un po' come accade con le persone, insomma, cambiamo con gli anni, maturiamo, facciamo delle esperienze, e quindi ho trovato questa parte molto interessante e devo dire che mi è sempre piaciuto leggere, come anche nel primo
primo libro mi è piaciuto leggere di questi dei con un carattere molto diverso, soprattutto Ade. Ade secondo me è uno dei personaggi forti di questi due libri, quindi assolutamente consigliato se vi piace il fantasy mitologico, assolutamente vi consiglio questa trilogia, si legge velocemente, intrattiene molto bene, scritta bene, quindi consigliata. Altri due libri che ho letto a maggio sono stati due libri di R.M. Allora, il primo è un racconto, Blood Wolves, questo qua è un racconto, una novella di 193 pagine. La trama non ve la dico perché è talmente piccolo il librino che rischierei di fare uno spoiler per nulla. Comunque abbiamo dei licantropi, come si può capire dalla copertina. È una novella ricca di personaggi divertenti, alcuni molto stravaganti, ed è una novella ben scritta. Anche questa autrice è una delle mie preferite, ho letto molti libri suoi, credo tutti, e non ce n'è stato uno che non mi sia piaciuto, quindi è, diciamo, un'autrice collaudata. Abbiamo delle descrizioni molto brevi, dialoghi dinamici, e i tempi di questa novella sono ben gestiti, quindi c'è stato un buon lavoro dietro a questo libro. Un libro breve che però riesce a smuovere molte sensazioni, molte emozioni. Devo dire che a volte l'ho trovato anche spiazzante, però conosco l'autrice e quindi mi aspetto da lei alcune tematiche nei suoi libri. Abbiamo dello spicy in questo libro, abbiamo delle scene molto hot, quindi se non vi piace questo genere di libro, ecco, leggete altro. Comunque è un libro che non manca di originalità, c'è anche un tocco di pazzia dell'autrice che a me piace sempre molto, quindi anche qua, se avete poco tempo, vi piace appunto il genere paranormal romance spicy, sicuramente questo è una novella che vi consiglio. Altro libro letto dall'autrice è appunto Immortal. Questo è un libro un pochino più grande, 241 pagine, un libro autoconclusivo, dove abbiamo Isabel, che è una vampira e una maga, che è tenuta nascosta da Steven, un uomo che fa parte dell'ordine dei serpenti, e quest'ordine ha il compito di debellare le creature soprannaturali. Lui è talmente ossessionato da lei che le cancella la memoria e la convince che è affetta da una patologia per non farla uscire di casa. Però Isabel, per quanto debole, riesce in parte a ricordare il suo passato, e mentre appunto fugge lontana dal suo carceriere si imbatte in Nicholas. Nicholas avrà un imprinting appunto con Isabel, ma anche se i due sono nemici, a lui poco importa perché non fa più parte del branco di lupi che vive a Londra. Anche qua è un libro che io ho divorato. Quest'autrice riesce a farmi divorare i suoi libri in pochissimo tempo. Io, quando lei mi propone, che queste sono state collaborazioni, quando lei mi propone i suoi libri, io ormai non leggo più neanche la trama, ma dico di sì, perché per me è diventata una garanzia. Io so che i suoi libri sicuramente mi piacciono, o comunque sicuramente sono ben scritti e ben curati. Immortal è un libro non molto lungo, che si legge velocemente, scorrevole, e che ha un finale inaspettato, anche qua avvincente. C'è azione, ci sono colpi di scena. Tra i due, Isabel e Nicholas, c'è un rapporto complicato, che però è un rapporto che riesce a funzionare, perché lui è veramente molto possessivo, lei è testarda, quindi ecco, non è proprio una storia d'amore che va liscia dall'inizio alla fine. Anche qua abbiamo i personaggi che hanno il giusto posto nella storia, non sono personaggi buttati lì a caso, e nonostante appunto il romanzo sia breve, l'autrice è riuscita a dare le giuste sfumature a tutti, quindi sono dei personaggi ben strutturati. È un racconto divertente, scorrevole, carico di colpi di scena che non fa mai calare l'attenzione, quindi è un libro che anche questo mi è piaciuto molto, che assolutamente vi consiglio. Altro libro letto è E se fosse lui, di Angela Gravinia. È un romance, sto perdendo la voce, scusatemi. Non avevo mai letto niente di questa autrice, è stato il primo libro appunto letto, ed è una collaborazione. Abbiamo la nostra protagonista, che è Giulia, che sogna il grande amore, e in ogni relazione appunto la si domanda e se fosse lui. Purtroppo però nessuno riesce a incarnare questo ideale del cavaliere perfetto che lei ha.
Ha 32 anni, ha una carriera che funziona, però un incontro le stravolge la vita. Andrea è la persona giusta, Giulia ne è certa, però la vita di tutti i giorni mette a dura prova la loro relazione. Angela ci presenta appunto con ironia quello che le favole non dicono, fatando appunto il mito della classica damigella indifesa, e ci racconta appunto che cosa succede dopo il primo bacio, dopo e vissero tutti felici e contenti. È un libro che sono riuscita a leggere in 2 giorni grazie alla scrittura dell'autrice, che è molto fluida ed è anche una scrittura divertente e frizzantina. I due personaggi sono determinati entrambi. Ho trovato Giulia a volte molto paranoica, cioè si fa dei problemi e delle paranoie anche dove non ci sono, però sono riuscita comunque ad affezionarmi ad entrambi. La cosa secondo me originale di questo libro è che l'autrice non ci racconta come i due si sono conosciuti, come i due si sono innamorati, ma si parte da loro due che sono già insieme. Quindi da quello che succede dopo il loro primo bacio, e questo secondo me ha dato originalità al libro. È un libro divertente, è un libro che è molto scorrevole, che assolutamente consiglio perché si legge molto bene senza mai annoiare. Altro libro letto è Vampirism di Sophie Fontaine. Si tratta del secondo libro della saga delle creature della notte, è un urban fantasy. Sono i libri di questa saga autoconclusivi e hanno dei protagonisti differenti. Nonostante questo, io però vi consiglio di leggerli in ordine perché alcune cose della trama generale, diciamo, del filo conduttore, se no si vanno un po' a perdere. Quindi appunto vi consiglio di leggerli in ordine. Il primo libro, Licantropi, mi era piaciuto tantissimo. Questo secondo volume, Vampirism, mi è piaciuto moltissimo anche questo, però devo dire mi è piaciuto di più il primo. Però comunque anche questo l'ho trovato un'ottima lettura. In questo libro la nostra protagonista è Sophie, che una sera si trova davanti una donna gravemente ferita e delirante che viene investita. Da quel momento nella sua cittadina iniziano ad esserci dei fatti molto spiacevoli e anche la sua migliore amica viene aggredita. Dice di essere stata aggredita da un demone. Ovviamente nessuno le crede, ma Sophie è dubbiosa. E quando si imbatte Nick, un uomo che ha incontrato in discoteca, una terribile verità le viene sbattuta in faccia, e cioè che nel mondo esistono i vampiri. Nick è intenzionato a trasformarla perché vuole vendicarsi dell'uomo che le ha rovinato la vita. E questa è la trama di questo secondo libro. È un libro diverso dal precedente, ma in ogni caso un libro coinvolgente, un libro scorrevole, un libro con un finale adrenalinico, ricco di colpi di scena, la scrittura è dinamica, diretta e l'autrice non si perde in descrizioni noiose. I personaggi sono ben caratterizzati e dire che i nostri protagonisti, Nick e Sophie, hanno un rapporto burrascoso, vi assicuro che non rende minimamente l'idea. Nick è un personaggio che viene scoperto piano piano con la lettura, nasconde dei segreti, delle cose che vengono a galla piano piano. È un personaggio che a volte avrei veramente voluto uccidere, però mi è piaciuto, è un personaggio che mi è piaciuto. Abbiamo una scrittura in prima persona e dei punti di vista alternati tra i nostri protagonisti, che sapete, la cosa dei punti di vista alternati io l'apprezzo sempre molto perché in questo caso noi possiamo capire meglio punti di vista di più personaggi. La trama è una trama ben costruita, i colpi di scena e il divertimento non mancano, quindi per adesso consigliati questi due volumi, i primi due volumi della saga. Ultimi due libri letti nel mese sono stati, allora, intanto il terzo volume della tetralogia di A.S. Belmont e quindi Amélie Bishop, Il mistero dell'arco di ghiaccio, una saga fantasy che a me sta piacendo e è piaciuta fino adesso tantissimo. Se amate un po' quei racconti che assomigliano per le vibes un po' a Harry Potter, assolutamente consigliato. È appunto il penultimo capitolo della saga e ho amato tantissimo anche questo terzo volume. L'autore riesce con molta facilità a trasportarmi
dentro il suo mondo. Ed è un mondo, per quanto mi riguarda, molto carino, interessante, super originale, perché secondo me, per quanto riguarda i libri fantasy, è difficile trovare una trama completamente originale, nel senso, da qualche altro libro di solito delle idee, degli spunti vengono presi. Secondo me, però, l'originalità sta in come vengono sviluppate le vicende e in quei dettagli che vengono aggiunti, e l'autore riesce benissimo a farlo. Abbiamo di nuovo dei nuovi personaggi anche in questo volume, dei nuovi segreti anche in questo volume, dei nuovi colpi di scena e un finale sconvolgente. Le avventure di Amélie e dei suoi amici non sono mai scontate, assolutamente. La storia non annoia mai. Amélie continua a trasformarsi sempre di più in una donna, quindi abbiamo un cambiamento di Amélie in questi tre volumi, in questi tre primi volumi, e anche i rapporti con i suoi amici in qualche modo si vanno un po' a complicare. È una saga che sto amando tantissimo, che assolutamente vi consiglio, e so che il quarto volume non dovrebbe metterci tanto ad uscire, nel senso dovrebbe uscire quest'estate, quindi per adesso questi tre volumi assolutamente da non perdere. Ultimo libro letto, che poi in realtà è stato il primo, non so perché sono andata in ordine al contrario con queste recensioni, comunque è Elpis, nel segno della speranza, di Serena Palombo. È un fantasy romance mitologico, è un retelling del mito di Pandora, è un autoconclusivo, ma ci sarà un sequel. Dopo secoli di inattività, i frammenti del vaso di Pandora riacquistano il loro potere. Ed Elpis, il bene della speranza, che è stato riposto in un nuovo contenitore di cui nessuno però conosce l'identità, è contesa tra Inferi e Olimpo. Ade infatti vuole distruggerla e ricomporre il vaso per espandere il dominio del male, mentre Zeus deve proteggerla e deve trovare i frammenti per distruggerli. Un evento accaduto nel 97 porta ad ipotizzare che Elpis possa trovarsi qualcuno appunto nato in quel periodo. Salomon viene mandato da Ade sulla Terra per cercare Elpis tra i vari studenti diciottenni che frequentano un istituto. L'incontro però con Elion Rosenberg non era appunto nei piani, nei suoi piani. La vicinanza con lei diventa tossica per la sua natura demoniaca, tanto da provocargli cambiamenti fisici inspiegabili. E appunto il filo del destino che li lega in realtà ha origine molto lontane. Devo dire che è la prima volta che leggo un retelling sul mito del vaso di Pandora. Ormai mi conoscete, io i miti li adoro, e quindi quando ci sono retelling li leggo sempre molto volentieri. E come sempre dico che non è facile scrivere un retelling che non annoi, che sia originale e che appunto riesca a intrattenere molto bene. Anche in questo caso ho trovato un libro ben scritto, che riesce a intrattenere con una scrittura scorrevole e che quindi non mi ha annoiato. Ho trovato la storia interessante e anche ben costruita, e devo dire che Serena è stata molto brava a intrecciare la mitologia greca con fatti dei nostri giorni. Non mancano anche qua colpi di scena, soprattutto le 100 pagine sono ricchissime di azione, di tensione, mi hanno proprio tenuta incollata alle pagine. Con i due protagonisti ci troviamo di fronte a una storia di amore e odio, un rapporto molto turbolento, burrascoso, pieno di alti e bassi, ma allo stesso tempo una storia che emoziona. Anche qua abbiamo i punti di vista alternati, che apprezzo tantissimo, perché così conosciamo meglio i nostri due protagonisti, e devo dire che nonostante siano 500 pagine, questo libro si legge molto velocemente, scorre, che è un piacere, e devo dire che la protagonista indiscussa di tutte queste pagine è la speranza, ovviamente. Un libro assolutamente consigliato se amate i retelling, i miti, e se volete leggere appunto qualcosa di un pochino diverso rispetto ai soliti retelling. Benissimo, quindi questi sono stati i libri che ho letto nel mese di maggio. Fatemi sapere se conoscevate qualcuno di questi libri, che cosa avete letto voi, se avete dei consigli di lettura da
a darmi. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, un commento ed iscrivetevi al mio canale perché in questo modo mi aiutate a crescere. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!